Ok ragazzi, questa su Clash of Clans sta diventando una serie, a cadenza annuale ma pur sempre una serie. Ovvero una volta l'anno faccio quell'episodio in cui maxo totalmente il villaggio e completiamo finalmente Clash of Clans. Ora, tralasciando il secondo villaggio che ormai non riceve aggiornamenti importanti da un sacco di tempo, e infatti raga noi l'abbiamo maxato da ormai parecchio tempo, ma da tantissimo, sia per quanto riguarda le truppe che per quanto riguarda ovviamente gli edifici eccetera eccetera, io ovviamente oggi faccio riferimento principalmente al villaggio principale, dove appunto mi manca un solo equipaggiamento, ovvero lo specchio magico, quello nuovo della regina, da maxare. Sì, lo so, non ho abbastanza minerali stellari, ma mi sono preparato con le gemme. Io non so quanto spendo l'anno su Clash of Clans e ci faccio anche pochi video, mannaggia la miseria, ma questa è un'altra storia, che poi comunque già lo so che molti di voi me lo chiederanno, ma comunque questo qui è il mio clan, quindi se volete entrare, raga, mi raccomando, TH maxati, se siete interessati, sia per scalare, perché stiamo anche cominciando a scalare di brutto, startiamo le guerre praticamente tutti i giorni, ogni volta che possiamo, e le leghe regali stiamo a scalare parecchio, perché ultimamente stiamo andando parecchio forte, quindi nel dubbio, ovviamente doniamo come delle bestie incredibili, è proprio due secondi, cioè vedete, cioè subito, truppe immediatamente. Anzi, tra l'altro questo è il secondo video del mese, perché è uscito quel video in cui sono arrivato primo in Italia totalmente a caso su Clash of Clans, sono stato diverse ore primo in Italia, ripeto, totalmente a caso, è uscito il video sul canale, recuperatevelo. Ed oggi eccoci qui per maxare tutto quanto. Ripeto, i costruttori sono tutti nella fucina, perché ovviamente servono per le varie risorse che servono poi per la capitale, come sapete. Tutto il resto è maxato, ovviamente anche nel laboratorio, inutile ve lo faccio vedere direttamente il profilo. Tra l'altro ragazzi, obiettivo di questa stagione è raggiungere le 6.000 coppe. Per un motivo o per un altro, nelle ultime leghe non mi ritrovo mai a 6.000 coppe, perché cerco sempre di provare nuove strategie. Cioè io di fatto gioco per divertirmi, raga, su Clash of Clans. Quindi io so che dovrei attaccare sempre con le guardiane, fare degli attacchi semplici per tristellare, perché attualmente si può fare, però raga mi diverto a provare nuove strategie, nuove cose, e quindi ogni volta failo per un motivo o per un altro. Però raga, mi sono prefissato che in questa stagione devo assolutamente raggiungere le 6.000 coppe, fatemi sapere se ci volete magari una serie o dei video. Quindi lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, ma soprattutto vi ricordo che anche su Clash of Clans mi potete supportare col codice creatore GGYT. In alto a destra nel negozio, ragazzi, potete appunto inserirlo qui sulla C del content creator. Mi raccomando, raga, perché è fondamentale per supportarmi anche in tutti gli altri giochi Supercell, sempre GGYT come codice creatore. Comunque vi stavo facendo vedere il profilo, come vedete tutte le truppe sono maxate, anche tutti gli incantesimi, le macchine d'assedio, i famigli, gli eroi chiaramente, e quindi tutto quanto bello maxato, tranne appunto mi stavo dicendo gli equipaggiamenti, perché manca lo specchio magico. Mamma mia, tra l'altro ragazzi, col fatto che negli ultimi anni hanno aggiunto i famigli e tutta sta roba qua, adesso pure gli equipaggiamenti, sta diventando sempre più difficile maxare il villaggio, però ce l'abbiamo fatta. Anche questa volta, prima dell'uscita del nuovo municipio, che non so quando sarà, ma credo che prima o poi un nuovo municipio uscirà, ce l'abbiamo fatta. Comunque, a proposito di quello che vi stavo dicendo prima, che sto cercando di provare anche nuove strategie, spero di avervi un attimino incuriosito, perché vi volevo far vedere qualcosina. Allora, io vi dico, sono tornato col solito esercito, quello che vi ho fatto vedere anche nel video in cui ero primo in Italia, perché comunque è quello un po' più facile da usare, è abbastanza facile da utilizzare su un po' tutte le basi difese, cioè le basi di difesa dei nemici, quindi è abbastanza duttile, mettiamola così, mentre comunque altri eserciti un po' più particolari magari soffrono una difesa piuttosto che un'altra, quindi tante volte failo anche per quel motivo. Detto questo però, sono tornato appunto, come vi stavo dicendo, le rampicanti, le cure e le guardiane. Sono uno dei pochi in realtà che ho visto utilizza le cure con i guardiani, tutti preferiscono più che altro utilizzare magari le furie o altre strategie. Io invece, raga, vado di cura, la furia ce l'ha il gran sorvegliante, attacco con le truppe tutte messe insieme in riga e vado abbastanza bene, cioè mi ci trovo molto bene. Un'altra strategia invece, ragazzi, che sto adorando e che potrei comunque utilizzare nel corso di questa stagione, nonostante io abbia detto che tanto andrò con questa un po' più classica, è questa con le super streghe, ragazzi, con le super streghe, con 8 druidi. Vabbè, il caccia eroi, il mini sorvegliante, me lo chiamo io, super spaccamuro, insomma poche truppe, perché ci sono ovviamente le 3 super streghe e gli 8 druidi, ma molto efficace, ragazzi. Io ho visto che questa strategia viene utilizzata un botto, ma con i famigli messi diversamente. Per esempio ho visto che l'unicorno è utilizzato col gran sorvegliante, sulla regina viene messo, mi sa anche, che viene messo?
non mi ricordo, non lo so, però io ho fatto un po' una mia versione, cioè tendo sempre a mettere un po' il mio tocco in tutte le strategie che vado ad utilizzare, ma non perché io sia un fenomeno, ma perché mi servono determinate certezze, quindi metto le mie certezze in ogni strategia, così almeno poi mi ci trovo meglio. Comunque raga, strategia devastante questa, perché come avete visto qui ho subito anche distrutto il castello, visto che c'era il castello vicino a tutte quelle difese, quindi ho utilizzato la meteora col gran sorvegliante, abbiamo il re invece con la palla di ferro e il guanto, la regina con lo specchio e la freccia congelante, invece ho visto che molti qui ci mettono i guaritori, che in realtà forse ci stanno anche meglio, però raga sono andato così. E appunto il gran sorvegliante sempre con la furia e la meteora. Qui raga ho splittato l'attacco in due, perché tanto qui in alto andavano abbastanza dritti per la loro strada, di qua invece con tutti gli altri eroi volevo subito andare a prendere il municipio, perché ho notato che una volta preso il municipio di qua, una volta prese tutte quelle difese di là, qui non vi voglio dire che era abbastanza facile distruggere tutto, però ci potevamo arrivare belli cattivi, e infatti così è stato. Ecco, questa ragazzi è una strategia che sicuramente riproporrò nel corso di questa stagione, cioè se vedo che con questa un po' più classica, magari a un certo punto inizio a fare un po' più di fatica, tornerò con questa. Non lo so, se può aver senso, speriamo bene e vediamo un pochettino quello che succede. Questo video ragazzi lo sto registrando, mi sa il secondo giorno di Lega, ma non so quando uscirà, perché di mezzo c'è sta pure l'aggiornamento dei Brawl Stars, quindi darò precedenza a quei video, quindi potrebbe uscire un po' in ritardo. Però il primo giorno raga è andato molto bene, più 206, anche se ho fatto un paio di fail, come vedete ci sono due non 100%, però raga in difesa è stato il top, cioè non mi hanno proprio attaccato. Per quanto riguarda invece il giorno di Lega attuale ho fatto 400% e anche la difesa sta ancora reggendo abbastanza bene. Ripeto, l'esercito è sempre quello che vi ho fatto vedere anche nel video del primo in Italia, cioè di quando appunto sono stato per poche ore, però qualche ora comunque sono durato prima in Italia, e quindi vediamo un pochettino quello che riusciamo a combinare. Ok, io qua credo che con le rampicanti vada a bloccare questa zona qui. Oh mio Dio, le tre, mamma mia, le tre inferno con quella furia mi mettono una paura che non avete idea. Quelle gliele devo andare a far fuori subito, quelle gliele devo far fuori subito. Brutto villaggio ragazzi questo, veramente brutto villaggio, mamma mia raga, non so da dove attaccare. Ah, facciamo una roba, facciamo così, così così almeno poi la regina mi rigira verso di là. Faccio una cosa del genere, così, così, con questo. La regina qui dovrebbe resistere, qua andiamo di gelo immediatamente e piazzo anche una bella cura. Raga, non sembra ma la furia fa tanta roba, la furia, le difese, le... Oh mio Dio! La regina va giù, non ci posso credere. Ho perso già la regina. L'ho persa proprio di vista. E qui vi dirò di più, mi sa che mi tocca già utilizzare l'abilità del Gran Sorvegliante, perché sennò mi va giù troppa roba. Mi va giù veramente troppa roba. Allora, quella la dobbiamo far fuori. L'artiglieria, ragazzi, la dobbiamo far fuori, quindi non la vado a prendere con la... con la rampicante. Qui, ragazzi, piazzo un'altra... se la regina avesse continuato a pulire lì e l'avessi gestita meglio, era top. Ce l'avrei fatta abbastanza facilmente. Così che abbiamo perso la regina e quindi abbiamo perso Manforte lì sulla destra, potrebbe essere un problema. Ah, facciamo un'altra roba, raga. Facciamo così. Ora vi spiego il perché. Facciamo così e così. No, raga, la cosa, l'invisibilità non l'ho presa. Devo prendere anche l'invisibilità. Ma tanto ormai le truppe hanno girato di là. Vabbè, vediamo se riusciamo comunque a farla fuori. Vediamo se si attiva lì l'invisibilità. Sì, perfetto, in realtà va bene. Ok, va bene. Va bene lo stesso. Tanto io adesso qui utilizzo di nuovo le rampicanti. Vi dirò di più, le utilizzo immediatamente. Dovrei esserci riuscito nonostante il fail iniziale con la regina. Non deve prendere troppi danni la campionessa. Se non prende troppi danni la campionessa, ok, posso utilizzare la sua abilità per il rush finale, ce la dovremmo fare. Tanto il municipio sta anche lì per ultimo, quindi non ci prendiamo neanche troppo il veleno del municipio e ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, se aprivo sta serie, se poi effettivamente ci faremo una serie con un fail, impazzivo, ve lo giuro. Impazzivo. Però tanto raga, adesso anche con l'abilità del re è abbastanza facile. Sì, sì raga, abbastanza pulito in realtà. Abbastanza pulito. Ripeto, mi sono un po' panicato all'inizio e mi è andata subito giù la regina lì. Forse era meglio mettere i druidi su di lei. Che poi, raga, io li chiamo sempre i druidi, no? Ah, so i druidi, effettivamente. Ecco perché li chiamo druidi.
Pensavo di essere un altro nome e mi era uscito a me fuori Drew. Invece no, va bene. Allora, castello riempito, dovremmo essere a posto. Andiamo con il secondo attacco. Vabbè, qua credo che vada a bloccare al centro. O di qua. Oh mio Dio, ragazzi. Qua per esempio era perfetto con la meteora. Qui era perfetta, raga, qui era perfetta la meteora del Gran Sorvegliante. Mamma mia, come puliva bene. Questo non mi piace per niente di villaggio, mamma mia. Non mi piace proprio per niente. Però mi tocca fare una cosa che... Sì, mi tocca fare così. Facciamo così per farli comunque riconvergere al centro. Facciamo così. Ok. Così. Giochiamo comunque subito il nostro amichetto. Ok. Allora, io vado comunque a bloccare il centro. Vado comunque a bloccare il centro. Quello lo vado a far fuori lì così. Giganti nel castello? Giganti nel castello, raga? Sul serio? Giganti nel castello. Ok, forse è meglio per noi in realtà, vi devo dire. Ok, lì adesso si attiva l'invisibilità, ma non è troppo un problema per noi. Ok, adesso andiamo di invincibilità. Sopra stiamo pulendo abbastanza bene. Vado a distruggere un po' di strutture qui. Niente, raga, ogni tanto l'ammazza eroe me lo dimentico proprio. Ma me lo dimentico proprio, eh. Cioè non è che dici, sai, aspetto il momento, No, me lo dimentico proprio. Ah, facciamo così, va. Blocchiamo... Mannaggia, volevo bloccare meno difese. Bloccare meno difese per andarne a far fuori il più possibile con l'abilità. Cioè io volevo bloccare fino all'invisibilità e lasciar fuori l'arco X e quella catapulta. Ma vabbè, vabbè, ce la dovremmo far comunque, eh. Il problema adesso potrebbe essere l'invisibilità, che quindi fa perdere tempo un po' a tutto. Ma c'ho l'abilità sia della regina che del re. Ma lo sapete, non ho maxato la specchio. Incredibile. Ero troppo casato a fare il video che mi sono dimenticato di maxare la specchio. Pazzesca sta cosa. Va bene. Adesso la mazziamo. Oh madonna mia, raga. Totalmente dimenticato di mazziare. Queste cose mi succedono pure su Brawl Stars. Faccio il video sulla skin, non la shoppo, parto a giocare col brawler senza shoppare e mettere la skin. Molto bene. Allora, stavamo dicendo... Eccolo qui. Ok, perfetto. Maxato anche lo specchio magico, quindi... Tutti gli equipaggiamenti degli eroi li abbiamo maxati. Tra l'altro abbiamo anche trissato senza maxarlo, quindi meglio ancora. Andando a cliccare sui costruttori, tutto maxato. Andando a cliccare sul laboratorio, che dove sta il laboratorio? Mannaggia la miseria che mi perdo. Eccolo qui, tutto maxato, come potete vedere. Non abbiamo nient'altro da maxare. Mettiamo ad addestrare, comunque nel dubbio, le truppe e tutto quanto. Vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Clash of Clans, ma anche tutti gli altri giochi Supercell. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciando un bel mi piace se volete supportare appunto Clans, che poi in realtà potremmo fare anche qualche video sulle guerre, che qua mi sono beccato un bel tristellamento, ma qua raga ho fatto una pollata, guarda, giusto perché è rimasto fino alla fine che neanche l'outro ho chiuso. Mi hanno tristellato brutalmente perché ho provato questo villaggio, che in realtà sono già 2-3 war che resiste, a questi abbiamo beccato, mi sa che so bravi, ha visto che poteva tranquillamente trissarmi in un modo semplicissimo. Cioè oddio, in realtà poi l'ha sofferto, però guarda un po', terremoto, attiva il municipio e se lo fa fuori con la catapulta. Di qua, tranquillamente con la meteora del Gran Sorvegliante, ha tirato giù praticamente tutte le difese principali. Vi dirò di più, ha sofferto, secondo me inutilmente, perché qui se fosse andato poi di guardiane mi avrebbe distrutto facilmente, ma mettendo i mecha ha rischiato, perché il mio villaggio, vedete, è pieno di muri al centro, infatti ha dovuto giocare anche poi l'assalto e se l'è portata, però secondo me se si fosse portato le guardiane avrebbe fatto meglio. E niente, perché comunque vedete, cioè alla fine dell'attacco non è arrivato proprio pulitissimo, eh. Cioè comunque un po' l'ha sofferto alla fine della fiera. E c'aveva ovviamente ancora l'abilità del re e tutto quello che vi pare, però non è che è arrivato chissà quanto. Cioè per come era partito molto bene. Io invece, raga, ho fatto i miei due tristellamenti che non vi ho fatto vedere, raga, perché ho attaccato col mio esercito classico. Quindi non c'era proprio niente da...
da vedere in realtà, cioè tutto abbastanza standard. Piccolo flex, è tipo un mese e mezzo, tranne in una war, dove ho filato tutti e due gli attacchi, e non so neanche come io abbia fatto a sbagliare tutti e due gli attacchi, mi sa che quella sera ero ubriaco, che attacco sempre la sera in war. È tipo un mese e mezzo, compresa la vecchia lega, dove in guerra tristello sempre, sempre, sempre. Let's go, stiamo diventando dei pro player di Clash of Clans, assolutamente no. Detto questo, raga, vi stavo ricordando i like, iscrivetevi, codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Clash of Clans, anche tutti gli altri giochi Supercell. Per me è tutto, ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!